Sì, devo dire che siamo partiti con il piede giusto e ho visto che c'è grande interesse, una platea molto attenta, partecipata, entusiasta, e credo che il clima sia quello giusto, c'è voglia di ripartire, c'è voglia di ricostruire questa grande attestazione di fiducia che c'è nei miei confronti, nella mia squadra, nel progetto politico che proponiamo, è un buon viatico per una campagna elettorale che può essere certamente vincente. E ho voluto proprio sottolineare il metodo che deve caratterizzare questa campagna elettorale, che deve essere di grande rispetto per gli avversari, che sono avversari degni di rispetto e non nemici, perché con i tempi che corrono già candidarsi a sindaco è quasi un atto di eroismo, e quindi rispettiamo chi si vuole impegnare per questo paese, e poi farlo con grande correttezza politica. Secondo me è giusto che prevalga il confronto, il dialogo, perché i tentativi di scontro, di rissa, di delegittimazione sul piano personale sicuramente non portano a niente. I cittadini in questo frangente hanno bisogno di fatti, hanno bisogno di concretezza, hanno bisogno di credere in una coalizione che si impegna per ricostruire il Paese. La legge elettorale è, devo dire, è penalizzante per un paese grande come Sant'Agata, il maggioritario secco che coincide fra l'altro con la riduzione del numero dei consiglieri determina una compressione del fenomeno partecipativo, perché molti si impegnano in quanto candidati, se non candidati chiaramente tirano i remi in barca. Purtroppo i candidati sono soltanto 16 e quindi la composizione della lista mi ha sottoposto ad un'attività per certi versi anche oltre che impegnativa frustrante.